Era stata richiesta in maniera formale giorni addietro dal vice sindaco con delega allo sport Marina Castiglione, in occasione dello sgombero da Pian del Lago 2 di diversi immigrati, la convocazione di un tavolo tecnico interistituzionale per valutare le possibili opzioni, onde evitare che, con l'approssimarsi dell'inverno, le strutture sportive a Tigualcara vengano nuovamente prese d'assalto dai tanti immigrati che disperatamente cercano un riparo per la notte. Ma al riguardo è intervenuto il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Magri, che ha voluto ricordare al vice sindaco Castiglione che esiste già un tavolo tecnico sugli immigrati e che dunque è arrivato il momento, ora più che mai, che il sindaco Ruvolo lo convochi in maniera urgente. Volevo precisare che non sarebbe opportuno fare un tavolo tecnico che sarebbe un doppione di quella che già è una istituzione, che è appunto il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, a cui fa capo la prefettura. Tra l'altro il sindaco di diritto fa parte appunto di questo tavolo diciamo tecnico già esistente, per cui bisognerebbe ecco, convocare subito il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione e fare un'opera proprio di prevenzione. Ci dobbiamo subito ricordare quello che è accaduto un anno e qualcosa fa, quando circa 150 migranti dormivano nei portici, se vi ricordate, chiamiamoli portici, insomma, al freddo e al gelo del Palacannizzaro, e in una situazione sanitaria allucinante. Quei luoghi sono dei luoghi pubblici, dei luoghi sportivi che noi dobbiamo ridare alla nostra città e quindi, pur essendo complessa questa problematica, bisogna ripensarla e trovare le dovute soluzioni. Per quanto attiene la sicurezza, i problemi di sicurezza che ci sono sia per queste persone che ogni giorno transitano lungo la strada, lungo Pian del Lago, sia proprio per gli stessi automobilisti, specialmente nelle ore serali, sarebbe interessante riuscire a, anche con forme di autofinanziamento, riuscire a fornire queste persone di giubbottini catarifrangenti in modo da poterli individuare in maniera ben visibile ed evitare tragedie che si sono sfiorate per poco in questi giorni, come ben sappiamo.